La nostra ricerca di anime dimenticati oggi ci porta a parlare del primo anime musicale della storia, Jane e Michi. Partorito nel 1971 da quella che sarebbe poi diventata la Nippon Animation, e questo l'ho letto su Wikipedia. In Italia esistono due edizioni, la prima con le voci che poi sarebbero state anche quelle di Mimì e Midori, ad esempio la meravigliosa Beatrice Mergiotti, e poi una più recente con doppiatrici comunque molto amate come Deborah Magnaghi. L'anime è conosciuto anche come Sasrai, si dirà così, non lo so, oppure l'italianissimo Che Segreto. La sigla è di Nico Fidenco, che praticamente spoilerà mezza trama, e già l'anime sono solo 26 episodi, se poi Fidenco ce ne racconta 20, insomma, dai Nico, un po' di discrezione. Ci sono due ragazzotte di 17 anni, Jane e Michi, chiamate anche, a seconda dell'edizione italiana, Nicoletta e Michela, che hanno un sogno comune, diventare cantanti affermate, ma hanno una condizione sociale ben diversa. Michela è ricca da fare schifo, snob, viziata, convinta che tutte e tutti possano essere comprati col denaro, e infatti è bionda rossiccia, come spesso accade ai personaggi rompiballe fastidiosi negli anime. L'altra è povera in canna, il babbo in ospedale, la mamma mezza cieca, i fratelli da mantenere, peraltro fisicamente a metà strada tra Maya Kitajima e la sirenetta Ginny, umile, piena di buoni sentimenti, altruismo, unicorni rose, arcobaleni di marshmallow. Sì. Però, come dice Nico Fidenco, qualcosa le accomuna, una e l'altra e l'altra è l'una. Eh sì, qualcosa le accomuna, ma perché sarebbero praticamente interscambiabili secondo la sigla? Presto detto. Una mano misteriosa cambiò la loro vita. E qui spieghiamo, le due infatti, nate lo stesso giorno, avrebbero patito una sorte malvagia. Un'infermiera, per vendicarsi di una cocente delusione amorosa patita a causa del ricchissimo impresario, il signor Koda, entrata in ostetricia, inverte i braccialetti con il nome di due bambine. Una era la figlia dei Shuri Koda, l'altra quella della modestissima famiglia Mine. E così la povera vivrà da ricca e la ricca vivrà da povera. Poi sono arrivati ricchi e poveri e hanno messo tutti d'accordo. Gli episodi raccontano un mondo tutt'altro che luccicoso dello spettacolo per diventare una idol, infatti i compromessi e le angherie sono tanti, specialmente per Nicoletta che, non essendo abbiente, deve spesso affrontare sacrifici. Non mancano tiri mancini e angherie da parte della biondo rossiccia protagonista, già nei primi episodi decide di umiliare Nicoletta invitandola al suo festoso compleanno e decidendo di metterla in imbarazzo le regala un gioiello costosissimo, mentre la poveraccia si presenta con un semplice amuleto, roba che ha fatto ridere anche il gatto. A un certo punto Nicoletta inizia anche a girare per il Giappone per far conoscere la propria musica, l'altra invece prende lezioni di canto da grandi esperti. Ovviamente in Italia, oltre ai nomi, hanno italianizzato anche le canzoni nella seconda edizione, con i testi cantati da Paola Tovaglia. Nell'originale si voleva dare anche l'idea di due mondi diversi, Nicoletta con il suo repertorio tradizionale, Michela più pop occidentalizzato. Dopo mille colpi bassi e difficoltà si arriva all'episodio finale, Nicoletta perde il padre, Michela finisce in ospedale, gli altarini vengono fuori, viene svelato il cambio in culla, anche perché l'infermiera malvagia deciderà di vuotare il sacco. E ovviamente che cosa succede? Che le due diventano amiche! Michela chiede ripetutamente scusa per il suo comportamento a Nicoletta e quest'ultima, dopo una festa di compleanno a cui partecipano cani e porci, terrà il suo primo concerto da solista, primo tassello di una carriera incredibile. E tutte le due famiglie andranno a vivere sotto lo stesso tetto in una sorta di mega famiglia allargata. In mezzo ci sarebbe anche il risvolto amoroso, ma qui la memoria fa un po' cilecca. C'è infatti il bel pugile Fanny, tipico nome da macio, di cui Nicoletta è invaghita, il quale però viene fuori che è il fratello adottivo della stessa e a un certo punto decide di scomparire per non dare un dispiacere alla ragazza. Boh. Ovviamente qual è l'intento dell'opera? Spiegare che col denaro non puoi comprare tutto, che con l'impegno arrivi ovunque, che comportandoti bene raggiungerai il successo. Sì, ci crediamo tantissimo.